Bene, possiamo iniziare. Grazie a tutti di essere qui a questo appuntamento WeThink Energy organizzato dalla Fondazione Italia Campo e da WeThink. Prima di iniziare, di entrare nel vivo, do subito la parola a chi ci ospita, quindi a Chiara Locascio che gestisce questo bellissimo posto, il garage della Luis, il garage di Italia Camp, per due parole appunto su questa struttura. Sì, semplicemente è stato aperto da pochissimi mesi questo spazio qui, oltre agli incubatori, acceleratore e Labs a Termini. In questo caso non si tratta di accelerazione, non si tratta di investire, ma si tratta proprio di aiutare i ragazzi nel momento in cui hanno un'idea di renderla più solida, di rendere il modello di business più solido e vedere se si può veramente mettere in pratica la loro idea. Quindi se avete, non so, ragazzi, studenti della LUS che conoscete, che hanno un'idea in mente e non sono ancora pronti per approcciarsi a un business angel o a un incubatore, possono venire qui a lavorare per presentare al meglio poi la loro idea. Anche Italia Campo, per esempio. Solo questo, grazie. Grazie Chiara, grazie davvero. Il tema di oggi è l'energia. L'energia è un argomento che Italia Camp, su cui Italia Camp sta puntando molto. Prova ne è innanzitutto il fatto che Italia Camp quest'anno organizza il Festival dell'Energia. Sono qui due soci della Fondazione Italia Camp, Enel Green Power e Terna. Ringrazio i rappresentanti di queste due aziende, dottoressa Cristina Pascucci e il dottor Marco Siman, che ovviamente nel momento in cui avessero voglia possono intervenire in ogni momento nel dibattito. Ma prima di iniziare a parlare di questo tema, del tema dell'energia, due parole su WeThink. WeThink Meeting Point for Think Tank. Come già molti di voi sanno, WeThink nasce insieme all'Italia Camp, quindi circa 3 anni fa, come quel luogo, come quell'idea per mettere a confronto le diverse voci del paese. Noi abbiamo un progetto, quello di ragionare sul lungo periodo, quindi fare una cosa totalmente diversa da quella che si vede ogni giorno sui telegiornali, sui talk show, sui dibattiti, ma parlare di grandi temi, e l'energia è sicuramente un grande tema, con i rappresentanti, quindi con le persone che ci lavorano, come le persone che sono qui sedute e che ora presenterò, appunto uno di questi temi è l'energia. Quindi ho già parlato di quali sono le due linee direttrici di WeThink: i player, vale a dire le fondazioni think tank. Qui vedete in questa slide tutte quelle fondazioni, tutti quei think tank che hanno collaborato in qualche modo con WeThink in questi 2 anni, 2 anni e mezzo, fondazioni di natura sociale, politica, culturale, che insieme a noi hanno organizzato eventi, hanno scritto degli articoli, eccetera, eccetera. E la slide successiva rappresenta le tematiche, i temi che finora WeThink ha trattato, dalla social innovation, che è un po' la linea che percorre tutte quante le tematiche che ci piace trattare, alla politica industriale, alla web democracy, il rapporto quindi tra democrazia, internet e cittadini, fino ad arrivare agli ultimi temi che abbiamo trattato, che stiamo ancora trattando: giustizia e sviluppo, famiglia e diritti civili e pressione fiscale. In questa slide è dove ci siamo lasciati. Ci siamo lasciati a metà dicembre, il 13 dicembre 2012, quindi poco più di 4 mesi fa, insieme ad alcune delle persone che sono qui sedute anche oggi, come il professor Zollino e come Franco D'Amore, a parlare di politica industriale. Se torno un attimo indietro, Marco, il tema di quella tavola rotonda era la questione industriale in Italia: trasformazione o declino. Già lì iniziamo a parlare di questo, iniziamo a parlare di energia, di politica energetica. Quindi questo seminario, questa tavola rotonda, semirotonda, questo semicerchio, è un po' la continuazione di dove ci eravamo lasciati. Possiamo andare avanti, soltanto per farvi vedere che dietro WeThink c'è una redazione, i 12 WeThinkers, oltre a me, che ho l'onore di coordinare questa giovanissima ma molto attiva redazione fatta di giovani giuristi, giovani economisti, scienziati sociali, persone che lavorano in azienda, che si impegnano per creare relazioni, per tessere relazioni con i player, quindi le fondazioni che appartengono a WeThink, a ricercarne sempre di nuovi. Qui mi fa piacere avere due, se vogliamo, nuovi player come Istituto per la Competitività e l'Istituto Bruno Leoni, ma anche a studiare le tematiche che poi andiamo a trattare e a lavorare insieme alle altre anime di Italia Camp, quindi
associazione e società su progetti ben specifici, progetti speciali. L'ultima slide, per ricordarvi, come dicevo prima, che Italiacamp quest'anno organizza il Festival dell'Energia, che si terrà il 24 e il 25 maggio. Assieme al Festival dell'Energia abbiamo lanciato una call for ideas, che scadrà il 30 aprile, che ovviamente è aperta a tutti coloro che hanno un'idea da presentare su queste tre macro aree tematiche, che sono la policy ambientale per un futuro sostenibile, il tema dell'efficienza energetica, il tema delle smart cities, quindi il tema smart and green, città e imprese oltre la crisi. Bene, passo la parola adesso a Filippo Salone, prima poi di dare la parola ai relatori e anche a presentarli, oltre ai relatori anche i discussant, per la vision di Italiacamp su questo tema. Noi abbiamo chiamato questo tema, questo seminario, We Think Energy, pensiamo l'energia. Filippo ci ha pensato abbastanza e ora ci dirà, insomma, quello che ha pensato e i suoi risultati, i suoi output. Grazie a tutti. Ah, grazie Antonio, ovviamente a tutto il lavoro di coordinamento prezioso che fa quotidianamente con WeThink. La mia in realtà sono solamente tre slide di suggestione per lanciare un po' e dare la parola ovviamente agli spunti poi del discussant. Partiamo da Albert Einstein, tra l'altro il 19 aprile del 59, se non sbaglio, veniva a mancare forse il più grande genio quando parliamo di energia, quindi il nome è quello. Questa massima praticamente dice perché non riusciamo a risolvere problemi perché in realtà quando ci pensiamo sono già gli stessi pensieri originari del processo che sta all'inizio del problema stesso. Quindi un po' una visione diciamo negativa, è proprio lui che in realtà poi rivoluzionò il modo di pensare e il campo dell'energia. Passiamo alla slide successiva. Quali sono i problemi quindi che ho individuato comunque all'interno ovviamente di un percorso molto più largo che poi ognuno affronterà con le proprie competenze. E i costi di approvvigionamento penso che insomma è una cosa su cui siamo tutti d'accordo. Ora ci sono dei numeri che impattano pesantemente anche sulla situazione attuale, quindi siamo sotto la media europea rispetto all'importo, appunto, all'importazione di energia e quando sacrifichiamo di PIL proprio per questa mancanza di in qualche modo anche mix energetico autonomo. E poi c'è la dispersione energetica che è un problema sia dal punto di vista termico, basta pensare ovviamente a tutti gli edifici di vecchia generazione, quindi condomini che abbiamo in Italia, sia di trasmissione, quindi parliamo anche della rete. In verità appunto anche lì ci sono degli investimenti, delle potenzialità tutte da sviluppare. Poi c'è un costo, quello che ho sentito come costo del non fare, che voglio dire è il solito problema culturale largo italiano, per cui c'è ancora una residualità forte ideologica rispetto ai grossi voglio dire, investimenti di infrastrutturazione energetica che ovviamente permetterebbero un po' di accelerare da questo punto di vista. È vero, come ho scritto, che a volte c'è il problema della precondivisione con i territori. Ma molte altre volte prevale ancora la logica del campanile rispetto agli interessi del paese, quindi il problema NIMBY, di cui fra l'altro, non so, ad esempio Paolo Messa è uno degli organizzatori del premio NIMBY, quindi è anche una questione di divulgazione culturale, di sedimentazione di dei processi che ovviamente poi farebbero in qualche modo sviluppare anche materialmente delle infrastrutture che poi sono di trasmissione, quindi importantissime per il sistema paese. Passiamo alla slide successiva, ecco qua appunto le soluzioni, anche lì abbiamo in qualche modo molto sintetizzato. Quello dell'efficienza che è il principale driver forse a livello di energia che è stato individuato anche dalla strategia energetica nazionale e all'interno dell'ultima direttiva rispetto al 2020-2020. E ci sono alcuni dati che però sono ovviamente anche abbastanza rilevanti.
Abbiamo puntualizzato qui il risparmio sul patrimonio edilizio, che è uno appunto dei pilastri in qualche modo che viene individuato e che farebbe in qualche modo risparmiare anche annualmente sulla bolletta energetica 400 milioni. C'è anche una misura di valore aggiunto rispetto al PIL, quindi proprio lì insomma noi individuiamo appunto nell'energia un driver di crescita, quasi un pilastro in qualche modo per l'Europa, ovviamente anche per l'Italia, che viene individuato appunto in uno 0,6% annuo, che ovviamente non risolve a livello di crescita, però comunque è un valore significativo. Poi ho parlato di conservazione, innovazione, quasi voglio dire una visione dialettica. Come conservazione noi pensiamo alle nuove tecnologie di accumulo, sono stati fatti dagli investimenti anche di Terna recentemente proprio sui sistemi di accumulo e per valorizzare, quindi per mettere in efficienza la rete. Saranno fondamentali per mettere lo sviluppo in sicurezza delle energie rinnovabili elettriche delle smart grid. Anche lì è una, voglio dire, una questione di innovazione che si rifà però anche a qualcosa di materiale che deve essere fatto per l'avanzamento del sistema paese. È stato valutato semmai il potenziamento in accumulo anche lì 400 milioni di euro da parte di Terna. Poi c'è l'innovazione, questo è un dato interessante perché abbiamo utilizzato uno studio fatto in sinergia da Energy Lab e dall'Ambrosetti Tech, che parla addirittura di 3 punti di PIL ogni anno da qui al 2030 di investimento, quindi su base annua, per avere un paese più smart, più smart quindi più efficiente, più innovation technology. E questa visione ovviamente è appunto un dato di visione, prendiamolo per quello ovviamente che è non un dato in qualche modo di accountability pura, ma un dato di visione che permetterebbe da qua al 2030 di guadagnare 10 punti di PIL all'anno. Ovviamente è un'ambizione che noi proprio con una visione larga ci in qualche modo su cui ci confrontiamo. Passiamo alla slide finale, quindi poi abbiamo subito il dibattito. Partiamo appunto, abbiamo parlato di in qualche modo investimenti infrastrutturali, investimenti materiali, però per ricollegarci alla slide di precedenza appunto della massima di Albert Einstein e per anche richiamare il Festival dell'Energia, io dico se la migliore risorsa energetica fossero ancora le idee e porto l'esempio di questa ricercatrice di 28 anni, non so se avete avuto modo di leggere anche recentemente nei quotidiani, ricercatrice italiana ha sviluppato un progetto finanziato dal governo americano per costruire proteine artificiali efficienti come catalizzatori per ottenere l'idrogeno puro. Ovviamente l'idrogeno è una frontiera dal punto di vista energetico della tecnologia, perché è forse la tecnologia più pura e quindi più ecosostenibile che abbiamo in natura, è proprio questo impegno che in qualche modo fa allora, questo è un po' poi voglio dire anche il dato che noi come Italia Camp in qualche modo We Think ci prefiggiamo, nel senso di essere in qualche modo anche quel placement e di incontro fra domanda e offerta di innovazione. E in questo caso la ricercatrice italiana, che è proprio la chiave di lettura che noi possiamo dare anche all'incontro e al Festival dell'Energia, che come ha anticipato Antonio si svilupperà il 24 e il 25 maggio in LUMS Italia Campe tra gli organizzatori, ha vinto il premio Donna e Scienza e attribuito in collaborazione con l'UNESCO e L'Oreal appunto in quanto azienda leader di innovazione. E da questo punto di vista, ecco, quello che voglio in qualche modo anche focalizzare per avviare la discussione è come creare un tessuto fertile per sviluppare idee innovative che da nicchia possano diventare sistema. Questa è la domanda ovviamente che faccio, perché le idee di nicchia, le idee innovative in Italia le abbiamo, a volte sono costrette anche in qualche modo a trovare ospitalità, non parlo di fuga, ma di ospitalità da parte di magari sistemi paese più all'avanguardia in questo momento, però penso che la sfida italiana, Italia Camp sta investendo molto in termini di risorse quindi, su questa sfida, è quella di metterle a sistema. Do la parola quindi per ogni spunto.
voi ai nostri sì. Prima di dare la parola, innanzitutto grazie Filippo, penso insomma che sia stato veramente chiaro nel tuo intervento, parlavi di tessuto sociale, come tu stesso ripetevi, insomma, Italia Camp sta investendo molto sulle idee, non so molto invertire la tendenza e proviamo ad invertirla proprio non da soli, ma provando a fare rete, e queste occasioni e i backcamp che organizziamo sono una delle risposte che diamo a queste domande che provengono dal basso. Bene, prima di dare la parola a voi vorrei presentarvi, a partire insomma da Francesco Comellini, rappresenta quest'oggi Magna Carta, ma la Fondazione Magna Carta, ma anche responsabile area relazioni istituzionali e comunicazione di Asso Petroli. Carlo Stagnaro, come diciamo prima, una new entry dell'Istituto Bruno Leoni, vi ringraziamo davvero per aver accettato il nostro invito, direttore ricerche e studi dell'istituto, oltre ad essere editorialista di vari giornali, tra cui Foglio e Il Secolo XIX. Il professor Giuseppe Zollino, invece lui lo conosciamo già da un bel po' di tempo, accetta di buon grado tutte le nostre, i nostri inviti a partecipare agli eventi che organizziamo, rappresenta l'area Energia e Ambiente Italia Futura, ma anche docente di Tecnica ed Economia dell'Energia all'Università di Padova. Franco D'Amore, anche lui già l'avete visto nella foto, presente il 13 dicembre, vicepresidente dell'Istituto per la Competitività, direttore dell'area Energia. La sedia vuota è per Paolo Messa, che ci sta per raggiungere, bloccato dal traffico, e fondatore direttore della collana Formiche. Bene, io direi di iniziare da qui, da Franco, visto che l'ultima volta eri stato l'ultimo a parlare, iniziamo da te adesso. Filippo, insomma, ha dato degli spunti per il dibattito e ora vogliamo sentire le vostre risposte. Grazie. Beh, io dico subito che evaderò la domanda di Filippo perché è troppo complicata, diciamo. Però venendo qui ho provato, diciamo, Scusa Franco, solo per dirti che abbiamo messo questo timer non per farvi paura, ma per rispettare i tempi, dai a campo il motto 5 minuti. E ho provato a fare i compiti che ci avete assegnato a casa leggendo il paper, e per stare nei 5 minuti, diciamo, volevo evidenziare una frase che mi sembrava, diciamo, abbastanza cruciale nel vostro lavoro, che è rivoluzionare il modo di pensare e utilizzare l'energia, che mi sembra anche molto in linea poi col festival, quindi insomma tutto quello che poi c'è dietro, e ci sono appunto pensare e utilizzare. Allora, alla domanda, diciamo, quindi per rivoluzionare intanto dobbiamo capire come pensiamo l'energia e come la utilizziamo. Allora, mi sembra che sul come pensiamo l'energia e che non ci pensiamo, cioè noi entriamo in una stanza, spingiamo il bottone, andiamo in macchina e si accende, insomma, quindi è tutto abbastanza, come dire, automatico, scontato. Adesso abbiamo iniziato da un po' di anni a lamentarci che l'energia costa troppo, però è poco più. Allora, se però noi dobbiamo, come dire, ragionare sul valore dell'energia, no? Appunto, la domanda banale è: ma il kilowattora cos'è? Cioè, chi l'ha mai, come dire, tutti parliamo di kilowattora, però poi, diciamo, mentre sul chilogrammo, sul chilometro abbiamo una sensibilità, no? Sul kilowattora nessuno, diciamo, l'ha mai visto. Allora, io per diciamo spiegarlo ho provato, cioè, a fare questo esempio, cioè quanti sacchetti di cemento da 25 kg dobbiamo alzare, diciamo, da terra fino a un metro e mezzo per arrivare e sviluppare, diciamo, un'energia pari a un kilowattora. Prima che si di conto rispondere, sono circa 10.000 sacchetti di cemento, quindi è una quantità smisurata di energia, e questa a noi costa 20 centesimi tutto compreso, no? se la produciamo attraverso l'elettricità, se no è anche più economica. Quindi secondo me anche uno degli scopi delle vostre iniziative, del festival ancora di più, è proprio, come dire, fare la cultura dell'energia partendo proprio da queste cose, come dire, molto spicciole. E il secondo è come la utilizziamo. Voi lo avete messo in evidenza, la utilizziamo male, ne sprechiamo tanta, però c'è un problema, che poi per fare efficienza energetica, come chi lavora in questo campo sa bene, per l'efficienza energetica è abbastanza complicata, insomma, è complicata almeno per due ordini di motivi, secondo me. Primo è che diciamo, riguarda milioni di utenti, ognuno di noi,
più o meno da un anno e mezzo, da quando impariamo a arrivare al bottone dell'interruttore fino a quando siamo ultracentenari, e in vari ambiti, quando siamo a casa, quando siamo in ufficio, quando nel tempo libero, e via dicendo. E quindi già questo, diciamo, dà l'idea della sfida. Davanti lo dovete mettere, vedete? È più angosciante, vediamo. No, l'altro tema è anche più, diciamo, legato alle tecnologie, cioè è chiaro che fare efficienza riguarda un ambito di tecnologie molto vaste e tecnologie che, soprattutto ad esempio nel tema del sistema dell'edilizia, vanno messe insieme in maniera intelligente, non basta, come dire, fare interventi scoordinati, ma per fare, diciamo, delle cose, diciamo, quanto più razionali possibili, bisogna anche mettere in sinergia tutta questa serie di sistemi e tecnologie. E su quest'ultimo punto anche non ci dobbiamo dimenticare il tema degli investimenti, cioè l'efficienza energetica non si fa solo spegnendo le luci, sì, ovviamente, diciamo, questo aiuta, però per fare veramente efficienza energetica bisogna muovere degli investimenti, poi rientreranno nel tempo, ma questi investimenti bisogna muoverli. Poi un convitato di Pietro, sempre a queste riunioni che facciamo, sempre sono le banche o chi finanzia questi interventi. Direi che potrei concludere qui, ovviamente facendo i nuovi complimenti, perché è sempre utile parlare di questi temi. Spero che anche il Festival dell'Energia li affronti, finalmente aprendo, diciamo, questo argomento non solo agli addetti ai lavori, insomma, per fortuna oggi ci sono tanti volti nuovi e non i soliti, no? che vediamo in circolo in questi dibattiti. Quindi complimenti ancora. Grazie mille Franco. Giustamente Franco diceva che bisogna raccontare l'energia, il motto del festival è spiegare l'energia. Telecamp lo organizza quest'anno insieme ad Aris ed Allea, e anche questo seminario ha come titolo Pensiamo all'energia. Quindi uno degli obiettivi da sempre di WeThink è quello di raccontare delle tematiche, sì, avendo come lente il lungo periodo, ma anche quella di spiegarle nella maniera più semplice possibile, soprattutto temi così complicati apparentemente, probabilmente anche non apparentemente, come quello dell'energia. Do la parola al professor Giuseppe Zonino. Grazie. Anche per ricollegarmi subito a quello che diceva Franco prima, 2 chilometri percorsi con la utilitaria sono equivalenti sia in termini di contenuto energetico che di emissioni di CO2 a 1 kWh prodotto con il mix nazionale. Come dire, quando accendiamo un forno elettrico per mezz'ora, consumiamo la stessa quantità di energia e emettiamo la stessa quantità di anidride carbonica di quando percorriamo 2 chilometri con una utilitaria, nemmeno nel traffico, 2 chilometri di una strada statale. Siccome ciascuno di noi non ci pensa nemmeno a questo, non credo, almeno i miei studenti, sono tanti studenti di teoria, si stupiscono di questa sintesi, ed è, non è una battuta, è proprio così. Dico questo allora perché? Perché se vogliamo avere una sensibilità ambientale reale nell'utilizzazione dell'energia, dobbiamo anche darci delle priorità. E sono convinto che il primo settore in cui veramente va ripensato l'uso dell'energia è quello dei trasporti. C'è un accanimento terapeutico verso l'energia elettrica e una intollerabile leggerezza nel trattare il tema dei trasporti. Vi ho dato un numero, non è un'esagerazione, è proprio così. Sto parlando di una utilitaria anche nuova. Questo è il primo aspetto. L'altro aspetto, si diceva, fare efficienza energetica. I numeri che ha fatto vedere Filippo sono abbastanza chiari. Si stima che si potrebbero fare investimenti per circa 8 miliardi di euro sul patrimonio pubblico, ricavandone 400 milioni all'anno di risparmi in bolletta energetica. Le regole dei calcoli finanziari ci dicono che in questo scenario, con un tasso di sconto del 5%, del minimo che si possa considerare, il tempo di ritorno è infinito.
come infinito, non torna mai, si attualizzi al 5%, con 400 milioni l'anno riesci a recuperare 20 volte i 400 milioni in un tempo infinito. Cosa significa questo? Che un investimento in efficienza energetica come quello che è stato indicato, da un punto di vista finanziario, non sta in piedi. Quindi non troveremo mai, giustamente non troveremo mai, un finanziatore che ci dà 8 miliardi privati, perché sono soldi di altri risparmiatori, per fare un intervento di efficienza energetica che consente di risparmiare 400 milioni l'anno. Naturalmente queste sono stime un po' ottimistiche, perché sono fatte da chi giustamente sostiene che l'efficienza energetica è il settore di agire per prima cosa, insomma. E allora bisogna un attimo, anche quando si parla di energia e si pensa all'energia, mettere dei paletti. L'efficienza energetica contiene tantissimi settori, tantissimi interventi, e c'è un potenziale enorme di interventi di efficienza energetica che nella letteratura si chiamano cost effective, cioè che consentono di recuperare per intero l'investimento, tenendo conto delle regole finanziarie, cioè anche dell'attualizzazione, nella durata di vita dell'investimento stesso. Prima vi ho detto, neanche in un tempo infinito si recupera a colpi di 400 milioni l'anno di investimento di 8 miliardi e mezzo, ma ci sono infiniti settori in cui è possibile che l'investimento si recuperi con tutto il tasso di interesse, per esempio in 15 anni o in 12 anni, 12 anni e meno della durata di vita. Tuttavia, un privato cittadino, un piccolo imprenditore di una PMI, non fa un investimento che ha un tempo di ritorno di 10 anni. Allora è compito di un'agenzia nazionale, una grande ESCO pubblica, di un fondo di rotazione che finanzi, agevoli i finanziamenti all'efficienza, fare un'analisi tecnica di fattibilità di tutti questi interventi e intervenire ad erogare un aiuto, un ausilio anche fiscale o di finanziamento a tasso agevolato, ma su quegli investimenti che sono cost effective, cioè per i quali esiste veramente, sono tantissimi, la convenienza economica a fare l'investimento. Credo che una volta che avremo esaurito poi il grande potenziale di questo genere di investimenti, potremmo passare agli altri. Però non si fa un servizio all'efficienza se non si identifica un perimetro di questa tipologia di investimenti che consentono di recuperare il capitale investito. Grazie al professor Zorino anche per la precisione veramente cronometrica. Ma non avevo scoperto che stava lì. Esatto, penso che intervento. Salutiamo anche Paolo Messa. Paolo, se vuoi, insomma, ti prego di venire alla postazione dei relatori. E giustamente il professor Zorino ha provato anche a dare delle soluzioni ai temi che poi un po' quello che proviamo a fare anche noi con i Telecamp e quello che Filippo ha provato a fare nel suo intervento, e abbiamo iniziato a parlare di uno dei temi centrali, quello dell'efficienza, l'efficienza energetica. Giustamente diceva, bisogna investire su quelle idee, quei progetti che sono cost effective. Penso che sia lì un po' la centralità di tutti gli interventi che si dovranno fare anche in futuro. Sentiamo adesso, insomma, l'opinione di Carlo Stagnaro, di Silvio Brunaglioni anche su questi temi. Sì, una serie di punti abbastanza disordinati per cercare di stare nei 5 minuti. Primo, dicevo, ci sono una serie di problemi, quali possono essere le soluzioni? Io le soluzioni non le so, se le sapessi non ve le direi, o comunque non ve le direi gratis, per avere rispetto del suo DNA genovese, no? Ma non ve le direi gratis, anche perché in realtà non possono esistere delle soluzioni a problemi così vasti come sono quelli energetici del tipo taglia unica. E qui c'è un po', come dire, una grande tentazione, un grande errore che si fa spesso, non oggi in realtà, nei dibattiti, nelle discussioni pubbliche sull'energia. Nel senso che prima o poi arriva uno che dice, no, però ok, dico tante belle cose, però qual è la tecnologia che dobbiamo usare? Conviene il gas oppure il nucleare? Conviene il carbone oppure il fotovoltaico? E questa è una domanda davvero che non può avere risposta. Se qualcuno dà una risposta, racconta una balla.
perché la risposta appoggia, dare una risposta significa fare due assunzioni implicite. Primo, che dal lato dell'offerta ci siano aziende tutte uguali tra di loro, che fanno tutte la stessa cosa nello stesso modo e quindi hanno costi uguali. Dall'altro, che la domanda sia anch'essa indifferenziata, indistinta, tutti consumiamo energia come famiglia, come impresa, allo stesso modo, con le stesse esigenze. In realtà non è vera né una cosa né l'altra. Da un lato le imprese cercano di sfruttare le conoscenze che hanno, l'expertise, la ricerca, gli investimenti in innovazione e quant'altro, e dall'altro la domanda, se messa nelle condizioni, può esprimere diverse preferenze per qualità del servizio, per tipologie di servizio diverse tra di loro. E questo vale anche e soprattutto per il tema che ricordava Filippo prima dell'innovazione. Mettiamoci in testa che se vogliamo favorire l'innovazione dobbiamo smettere di favorire l'innovazione. Se vogliamo favorire l'innovazione dobbiamo smettere di pretendere di sapere quale tipo di innovazione favorire. E la ragione ve la spiego con un esempio, che non c'entra niente con l'energia. Immagino che molti di voi abbiano visto il film Kung Fu Panda. Il film Kung Fu Panda, lo racconto brevissimamente per chi non l'ha visto, è la storia di questo panda che va a scuola di Kung Fu, assieme ad altri animali che sono un po' più probabili rispetto al panda, la mantide, il leone, la tigre, il serpente, eccetera, e si confronta con loro nel tentativo di trovare la pergamena del dragone che gli permetterà di sconfiggere la tigre cattiva. Chiunque scommetterebbe che l'animale più dotato trova la pergamena del dragone, la apre, trova, come dire, scopre qualche formula magica, scopre qualche pallottola d'argento con la quale sconfiggerà poi la tigre cattiva. In realtà ci riesce il panda, in maniera abbastanza incredibile, molto divertente, quindi consiglio di guardare il film. Apre la pergamena del dragone, dopo aver fatto un mazzo tanto per trovarla, scopre che è bianca, non c'è scritto niente. Allora, qual è il messaggio? Cosa vuol dire il Kung Fu Panda tradotto in termini economici? Vuol dire due cose. Primo, se voi aveste affidato a una burocrazia ministeriale la scelta dell'innovazione promettente, cioè dell'animale su cui scommettere, nessuno avrebbe scelto Panda, avremmo scelto sbagliato. Avremmo scelto sbagliato perché nessuno può avere le informazioni che stanno, come dire, disperse all'interno della società per compiere la scelta giusta. Lasciamo fare al mercato, lasciamo che il panda competa con gli altri animali e lasciamo che il migliore emerga, non demandiamo la scelta a una burocrazia centralizzata. Secondo, la pergamena del dragone è bianca, non c'è la pallottola d'argento, non esiste una soluzione. La soluzione è sempre un traguardo che si allontana, perché ogni volta che troviamo il modo di migliorare la nostra situazione, troviamo anche delle nuove esigenze che sono insoddisfatte, che possono essere raggiunte e possono trovare, come dire, una risposta se creiamo le condizioni perché questa risposta emerga. E quindi, come dire, linea punto di caduta, anche quando parliamo di energia, soprattutto se parliamo di innovazione nel settore energetico, cerchiamo di non farci tentare dalla scorciatoia facile di scriviamo la strategia, scriviamo il piano, individuiamo, come dicono gli americani, lo zar dell'energia che dovrà fare, decidere, brigare e così via. Fidiamoci piuttosto della conoscenza dispersa all'interno della società e del fatto che ciascuno di noi sa cosa vuole e se vi viene messo nella condizione di chiederlo molto probabilmente lo otterrà. Se invece è costretto ad affidarsi a appunto la decisione centralizzata molto probabilmente non verrà soddisfatto. Grazie a Carlo per le tante suggestioni, anche lui insomma è stato puntualissimo, tra l'altro Kung Fu Panda anch'io consiglio di vederlo, anche il 2, bravo, esattamente, sì. E tante... Che c'è? C'è anche la serie. C'è anche la serie. Che rete? Rai 2. Poi approfondiamo. Comunque effettivamente insomma anche Italia Camp nel suo piccolo adotta una modalità crowd nella scelta, nella selezione delle idee, quindi il paragone è senz'altro azzeccato anche per il luogo in cui ci troviamo. Bene, Francesco Comellini per Magna Carta. Allora, mi tocca lasciare 4 secondi così prendo il caso. Dunque,
mentre voi parlavate guardavo le agenzie di stampa sull'energia e una guerra, perché paesi come la Cina che attivano i loro termovalorizzatori, nel frattempo la Germania controlla il mercato del fotovoltaico perché entrano le aziende, speciale energia UE, il mercato della CO2 rinascia di collare, insomma vabbè, meglio che lo chiudo e non ne parliamo. Comunque riguardo alla soluzione sono d'accordo con Carlo, assolutamente non esiste il privilegio di una fonte piuttosto che l'altra. Diciamo che poi c'è stato un accenno ai trasporti che mi ha anche colpito, ma pensandoci bene, l'annuncio che ha fatto Marchionne qualche giorno fa di rinunciare all'auto elettrica, è un progetto che abbandoneranno piano piano, perché per ogni auto elettrica la Chrysler perde 10.000 euro, perché il mercato non la richiede sostanzialmente, ci deve far riflettere. Marchionne ha fatto anche un'altra cosa importante, cioè che la legislazione non deve intervenire pesantemente, nel senso che se il legislatore continua a privilegiare una fonte piuttosto che l'altra, dando incentivi e cercando di spingere il mercato quando il mercato non la richiede, c'è un patatrac, perché adesso anche le agenzie di stampa dicono riguardo alle celebrazioni di oggi dell'Earth Day, salvaguardare i posti di lavoro. Allora, se si crea un mercato che si spinge e si creano posti di lavoro, ma il mercato non è percepito dall'utenza, è chiaro che quando finiscono gli incentivi crolla un sistema. E allora come fare? Bisognerebbe rivedere tutto il sistema dell'inizio energetico, cercando di non privilegiare un prodotto piuttosto che l'altro, ma di rispettare le quote di emissione. E per rispettare le quote di emissione, adesso la Bollini ha appena detto che il programma del prossimo governo dovrebbe essere quello di spingere per rivedere l'agenda, appunto, quindi rivedere le quote di emissione. Che ci vuole fare? Te lo dico al presidente della Camera, che se non rompe il piano di quello che ha detto sull'energia, siamo presi. Insomma, dai. Però, ecco, un dato di fatto è questo, bisognerebbe cercare di mantenere un mix senza veramente spingere su un prodotto piuttosto che su un altro. Riguardo alla problematica, giustamente io la seguo più da vicino, che è quella dei carburanti, ovviamente che non c'è problema di sostituzione dei carburanti, il nodo centrale in Italia è la rete di sostituzione, ovviamente. Naturalmente sono più di 24.000 impianti, un po' sovradimensionata, ma è un plus perché almeno per fare benzina sotto casa, gli altri paesi sono magari qualche secondo. Sicuramente il crollo dei consumi di carburante è solo nel 2012 è stato perso il 15% e questo ha determinato anche una contrazione del certo di accise allo Stato. La previsione del 2013 è di 2,6 in meno di gettito solo dai carburanti. Questo ci dovrebbe portare anche a riconsiderare a livello generale il sistema di tassazione, cioè il peso fiscale che abbiamo sull'energia, che è uno dei più alti dell'Europa. Chiaramente rivedendo il sistema non più in unità di misura, ma in base al potere calorifico. Questo permetterebbe anche cioè l'obiettivo europeo è sì, che però è bloccata. Sì, è bloccata, sì, però sono che dovrebbe andare in fondo. La direttiva europea prevede anche sulla base delle emissioni di CO2, no? Chiaramente fissato un tetto, non lo può superare, però sul potere calorifico dovrebbe quantomeno stimolare un sistema più equo nella scelta Detto questo, chiaramente uno non può fare meno energia. Fare pensare che le problematiche ambientali debbono condizionare in maniera pesante le scelte energetiche significa porsi di fronte a una scelta: o cammino e il paese produce, oppure avrò un paese pieno di fiori con un bellissimo ambiente, però bisogna trovare comunque una via di mezzo. Certamente l'Italia in questo sconta una difficoltà, purtroppo le forze in gioco sono tante, ma
bisogna rendere, capito? Quindi comunque bisognerebbe cercare di rimanere in un ambito privato nella scelta senza promuovere più l'uno che l'altro. Insomma, la Germania è proprio il mercato, credo che sia l'unico mercato europeo del fotovoltaico di produzione dei pannelli, no? Allora, i dati della Germania 2012-2011 più 14 terawattora di produzione elettrica da carbone, più 5,6 terawattora da produzione elettrica fotovoltaico eolico. Cioè l'incremento di produzione di carbone è stato quasi due volte e mezza l'incremento di fotovoltaico eolico. Cioè, l'incremento di fotovoltaico eolico è stato grande, però la Germania ha aumentato di 14 terawattora la produzione a carbone. Perché? Si dice che bene, grazie mille Francesco, hai introdotto altri elementi come la pressione fiscale anche sull'energia, era un tema che ancora non abbiamo trattato, sicuramente anche quello è un tema centrale. Dico due cose che avrei dovuto dire all'inizio, ma mi sono scordato. Innanzitutto l'hashtag del, visto che quando siamo nell'era di Twitter, l'hashtag dell'evento è Energy Team, che poi, sempre perché per rimanere al passo con la modernità, questo incontro in streaming, non abbiamo nulla da nascondere. Bene, do la parola a Paolo Messa per concludere questo primo round di interventi e poi insomma iniziare anche il dibattito. Grazie a Italia Camp per aver voluto promuovere questa iniziativa e anche per, credo, introdurre ad un appuntamento che si realizzerà in Luis fra un mese esatto, che è il Festival dell'Energia. Quindi credo che poi lì ci saranno occasioni di approfondimento. Naturalmente, avendo fatto tardi, scusandomi, mi viene difficile tirare delle conclusioni. Provo ad aggiungere semmai qualche considerazione che deriva dalla sensibilità di un non esperto come gli amici presenti sul tema energia, ma avendo un'attenzione molto forte sui temi della politica. E credo infatti che l'energia, un po' in tutte le declinazioni che sono emesse, debba essere uno dei punti qualificanti di ogni iniziativa politica, mentre purtroppo noi assistiamo ad un dibattito che vede soltanto in alcune parti l'esposizione di questi temi, peraltro in una chiave così ideologica da risultare per certi versi anche rispingente. E mi riallaccio all'intervento di Carlo Stagnaro, non solo perché volevo dire che mentre parlava della pergamena di Confpanda pensavo che se fosse stata la pergamena elaborata in ufficio ministeriale sarebbe stato un PowerPoint, avevo visto l'amore dello strumento, ma che così come condivido la sua opinione per la quale sia giusto che lo Stato non entri a gamba tesa nelle scelte del mercato energetico, dall'altro credo che lo Stato debba intervenire con maggiore forza per fare in modo che le decisioni che sono state prese comunque si realizzino, perché è evidente che l'altra metà del cielo consiste nella incapacità di realizzare opere prevalentemente infrastrutturali che poi servono a trasformare anche gli investimenti delle aziende in poi qualcosa che funziona ed è utile anche dal punto di vista economico, sia per le aziende che realizzano l'investimento, sia per i consumatori che poi magari possono avere o servizi migliori o gli stessi servizi a costi più competitivi. Quindi da questo punto di vista credo che occorra non abbassare la guardia, mantenere invece una pressione alta su quelli che vengono chiamati costi del non fare, che forse sono stati citati
anche prima. Da questo punto di vista, qui vengo a invece un tema ancora più politico, credo che sia fondamentale che ciascuno di noi, attraverso la rete, attraverso le forme tradizionali, faccia sentire in maniera sempre più forte, sempre più convinta, la propria voce per segnalare che l'attuale formulazione del titolo quinto, nonostante sicuramente le buone intenzioni del legislatore del 2001, rappresenta un ostacolo che si dovrà insormontabile alla realizzazione delle opere infrastrutturali nel campo energetico, anche nel campo energetico. E quindi non c'è dubbio che questo debba essere un tema poi all'oggetto del lavoro parlamentare, quando spero presto potrà essere avviato, rispetto alla riforma costituzionale, perché credo che tanto più ci debba essere libertà di mercato, tanto più forte debba essere poi la capacità dello Stato di dare seguito alle scelte che vengono intraprese. Quindi da questo punto di vista avere un meccanismo decisionale più semplice e chiaro credo sia la premessa per realizzare qualunque ragionamento. Perché sul piano dell'innovazione è evidente che questa non può essere programmata, deve determinarsi naturalmente, però occorre che ci sia un contesto favorevole. Obiettivamente oggi questo contesto favorevole non c'è stato. Chiunque dovrà occuparsi di questo tema nei prossimi anni purtroppo non parte da zero, ma da una somma di impostazioni che si sono accumulate, però credo che queste iniziative possono poi rappresentare una bussola per chi dovrà lavorarci. Sì. Grazie mille, grazie Paolo. Con il tuo intervento abbiamo chiuso il primo round di interventi, che è servito insomma a capire di cosa stiamo parlando. Mi sono segnato un po' di parole chiave che sono venute fuori da questo primo giro: il ruolo dello Stato, si parlava della pressione fiscale piuttosto che del mercato, efficienza, risparmio, trasporti. Diciamo, queste sono le parole chiave che formano la tag cloud di questo primo round introdotto da Filippo. Io direi che possiamo aprire il dibattito con gli interventi dei due discussant che presento. Ora vi diamo spazio, io e Filippo, per farvi sedere come vi compete, insomma, anche voi nella mezzaluna dei relatori. Ve li presento: il professor Carlo Andrea Pollino, vicepresidente dell'Associazione Italiana Economisti dell'Energia, anche lui abbastanza di casa in quanto anche membro del comitato scientifico dell'Executive Master in Energy Resources and Global Environment della Lewis Business School, e l'ingegnere Roberto Bigotti, segretario generale di RES4MED, sigla che sta per, vorrei che se sbaglio, Renewable Energy Solutions for the Mediterranean. Okay. È un'associazione no profit nata nel 2012 che ha come obiettivo quello di promuovere energie rinnovabili nell'area mediterranea. Prego, ancora parola. Allora, io approfitto di salutarvi e ringraziarvi, diciamo, approfitto per prendere sul serio il fatto che all'inizio di questa serata ho sentito parlare di rivoluzione, ma poi questa si è persa per strada. Ora, non che i menscevichi non avessero buone idee come quelle qui dei colleghi espressi, ma a un certo punto, come no, sono stati i menscevichi che hanno fatto la rivoluzione, perché Lenin ha detto che si era stufato di chiacchiere. Allora, le chiacchiere sono dire, ma non è offensivo, lo dico diciamo a me stesso, perché io faccio parte di quello che ho detto fino adesso, però facciamo altri. Allora, le chiacchiere sono dire che la rete dei carburanti, prendo delle cose a caso, allora sono dire che la rete dei carburanti non va bene. Io lo insegno dal 1980 che la rete dei carburanti italiani ha un erogato medio che è la metà di quello. Siamo arrivati al 2013 e l'erogato medio italiano è la metà di quello. È dal gennaio 2002 che io scrissi
al presidente allora della Repubblica come consigliere del CNEL dicendo che il titolo quinto era una cosa impossibile da realizzare. Siamo arrivati al 2013 e continuiamo con, diciamo, un'immagine da Vir Coyote. Io che parlavo di Kung Fu Panda, io ho l'immagine da Vir Coyote. Il Coyote è quello, come sapete, che continua a correre nel vuoto e continua a correre nel vuoto. Allora, noi corriamo nel vuoto da 12 e 13 anni. Detto questo, allora, vediamo di arrivare a delle idee di veramente di merito invece che di metodo, perché parlare di bisogna sistemare incentivi, dare buona pace a questo, di seco, eccetera, sono alla fine, se ci pensate, intenzioni di metodo. È il metodo della SEN, della strategia energetica nazionale, che è stato, diciamo, un'altra dispersione di alberi per tutta la carta che ha provocato, diciamo, inutile per quello che c'è scritto dentro. Va bene. Allora, il merito. Il merito è che, vediamo gli americani. Allora, gli americani hanno, in un minuto si riesce a dire, come sapete, stanno scoprendo una quantità di energia tra shale gas e shale oil, che loro dicono, va analizzato con i tecnici, che loro dicono sta rivoluzionando, questo si rivoluzione, il loro modo di essere di fronte all'energia. Gli americani, con la dottrina Monroe e simili, conservavano l'energia nel loro territorio per andare con le multinazionali a prenderla da fuori per mantenere una sicurezza energetica. Adesso il loro dilemma è tra questo e il mercato, e cioè il produttori di energia che non vedono l'ora di invadere l'Europa per prima dello shale gas e del futuro shale oil che loro hanno o avranno addirittura in surplus rispetto al loro fabbisogno energetico. Gli americani, come noto, non scherzano in termini di 8 tonnellate pro capite di consumo, mentre noi siamo a 4, perché sprecano molto di più, le loro utilitarie, no? Giuseppe, sono 5.000 di cilindrate. Noi siamo pure a 3 per la verità, in Italia. Appunto. Vabbè, allora forse sono scesi, loro forse sono scesi a 6, il rapporto è sempre doppio. No, sono a 7,5. Appunto, quindi. Allora, vediamo, diciamo, di porci in un progetto che dovrebbe guardare a come fare l'Europa un continente che ha avuto una leadership per i precedenti 2000 anni. Ricordate che Europa, sul cavallo, sul toro, diciamo, dall'Anatolia viene trasportata, no? Fanciulla bionda verso ovest, ed è un continente che è 2000 anni che importa più tonnellate di quelle che esporta, perché importa grano, la cartagine, quella distrutta, poi l'energia, continuiamo a importarla, ed esporta cervelli e intelligenza. Allora, lasciamo stare gli incentivi alle botteghe, se vogliamo essere rivoluzionari, no? Cioè, alle piccole cose. L'incentivo deve essere alla scienza, quella di Einstein, pensando, come nell'ultima slide che ci è stata fatta vedere, come, diciamo, pensando che il modo con cui siamo arrivati a dire le cose non è lo stesso modo con il quale potremmo risolvere i problemi, non diceva quella frase. Quindi la rivoluzione vuol dire pensare in maniera diversa. Allora, se abbiamo, e concludo con alcune idee di metodo forte, allora, oltre al titolo quinto va bene, ma pensiamo, che sarebbe molto più forte per noi qualsiasi titolo quinto, per quanto ormai sono problemi italiani, pensiamo che se abbiamo sprecato 20 anni dal protocollo di Kyoto a parlare di quote, di tap and trade, di meccanismi burocratici, facciamo una carbon tax, come stanno pensando, attenzione, la destra americana, per sostenere l'ambiente, facciamo una carbon tax che sia graduata su tutte le molecole di carbonio e poi lasciare fare al mercato. Secondo me, lo dico in maniera provocatoria, si risolve il 90,95% dei nostri problemi energetici. Il restante 4,5 lo lascio alle restanti soluzioni. È difficile parlare dopo Bollino, mi immagini. Io ti ho detto parla prima. No, allora, due cose. Innanzitutto io rappresento Vestformedi, che è una delle, io ho fatto 32 anni in energia ricerca, in energia internazionale, e ora mi occupo di rinnovabili nel Mediterraneo, perché questo Vestformed è l'unione di Edison, Chase, GSE, Enel Green Power, eccetera, eccetera, per rispondere un pochino a Desert Tech e a Medgrid e agli altri che fanno sempre l'idea del colonialismo Africa Corp, facciamo le rinnovabili in Africa e ce le portiamo in Europa. Stesso errore gravissimo, senza capire. Quindi noi stiamo lanciando il 9 maggio a Milano, tanto che vuoi venire, il lancio dell'evento grosso, dove facciamo vedere che gli italiani, non che Edison o Enel non vogliono investire in Turchia, però facciamo anche Village Power, generazione distribuita, facciamo biogas,
di piccola taglia, dalle distanze dell'Olive, facciamo smart city, cerchiamo di avvicinarci ai loro bisogni. Quindi questo per dire perché sono qui io. Quindi il tema è generazione distribuita, non ho mai sentito parlare di questa parola. Il vero tema è che il cambio di paradigma che sta avvenendo di fatto è che dalla generazione centralizzata, di fatto, con tutte le strutture, gli incentivi dei mafiosi, all'estero, cioè, non è fatto una cosa in Italia che 1000 mega di olio, nessuno si accorge che è un mafioso. Di questo è difficile, Montagnino è imbarazzatissimo. L'idea è che la generazione distribuita è comunque l'altra faccia, e quindi invece di parlare contro, come fa Fico Tessera, tanto spologhio, mentre presidente, e mettiamoci d'accordo, bisogna fare un portafoglio approach delle fonti energetiche e mettere insieme le rinnovabili, il carbone, magari non più in Italia, il petrolio e cercare il gas, cercare di arrivare alla transizione verso il futuro. Due cose, mi piace molto l'idea di questo think tank, quando i primi tre hanno parlato di sempre di 10.000 sacchetti di sabbia, cioè, benissimo, però non cambiano le cose. Barilla l'altro giorno ha detto che un caffè costa 8 piatti di pasta, però sfido voi da bar e prendere 8 piatti di pasta invece di prendere un caffè. Quindi la percezione della gente è una cosa anche più grave, che però non risolve. Ha detto basterebbe recuperare il cibo buttato per dare a mangiare quello che hanno fame nel mondo. Detto questo, è un bel principio evangelico, però non avverrà mai, perché il problema è l'organizzazione del sistema. Velocissimamente, sulla corrisposta del posto dei trasporti. I trasporti, effettivamente, dice anche, io lavoro anche all'Agenzia dell'Energia, come Italia, insieme a Montanino. I trasporti sono l'unico settore dove effettivamente non ci si fa. E quindi, però, quando io ero ragazzo, ragazzi, quando io ero ragazzo, molto più di te, c'era combustibile, Carlo Rigotti, mio studente, il professore, fa 2 o 3 anni il problema sarà risolto. C'era combustibile, stava ancora nello spazio, dovevamo benissimo, ma c'era combustibile, non è partita, la batteria non è partita, e l'idrogeno, francamente, mi trovo, francamente, cerchiamo di non fare gli errori del bla bla bla, di rifiuti, l'idrogeno non è una soluzione semplicemente perché non abbiamo i mezzi per mettere un sistema idrogeno. Quando abbiamo già elettricità, abbiamo già altri sistemi di petrolio, di gas, cioè non ha senso oggi pensare di investire in una rete di idrogeno in Italia. Per quanto riguarda invece il discorso, vado veloce, il discorso dell'internazionalizzazione, oggi era un convegno a Milano dove si parlava di far ripartire l'Italia. Ecco, quello che abbiamo fatto, per esempio, nel campo dei rinnovabili, dovremmo cercare di esportarlo, perché nell'Africa del Nord, e questo è il tema che io dico, dal Marocco alla Turchia, per non parlare poi dell'Africa subsahariana, e per non parlare del Middle East, dove l'Arabia Saudita ha lanciato un programma di 50 gigawatt di rinnovabili, e perché l'ha lanciato? Precisamente gli ha detto, Carlo Rigotti, noi, Acqua Paolo, diceva, noi produciamo energia elettrica da petrolio. Bene, ci siamo accorti che lo valorizziamo a $5 al barile. Ma è possibile? Lo valorizziamo a $60 al barile. Lo esportiamo e noi facciamo rinnovabili gratis. Quindi questo è il concetto grosso, se sono accorti anche loro. Quindi la coscienza ambientale non tanto quanto quella economica, però se sono accorti anche gli altri. Allora, nel Middle East, in Africa, dal Marocco alla Turchia, ci sono possibilità di fare queste cose. Noi italiani, invece di stare lì a combatterci un con l'altro, cerchiamo di valorizzare, cerchiamo di aiutare l'esportazione, perché noi sappiamo fare. Quando Giovanni Simoni dice noi abbiamo una AAA nel fotovoltaico, ha ragione, l'abbiamo fatta malissimo, io all'estero mi vergognavo di vedere i doppi incentivi con doppia dotazione, non aveva senso. Adesso che finalmente siamo accorti, secondo me con alcune normative, la SEU, il net metering, poi vi spiegherò dopo cosa vuol dire, si può fare un mercato fotovoltaico che non intacca assolutamente una lira al suo potenziale. Quindi esportare. Tranne i costi di sistema. E così, compito quelli, market design va fatto, va pagato anche in quel sistema. Ma ci arriveremo, perché tanto vuol dire, scusami, guarda che in California sono a 7 centesimi a kilowattora di fotovoltaico. E tutti i 14 e tutti e diventano 21. Ne parleremo insieme, ma non solo, non va bene, devo pagare questo. Voglio dire, quando io ero ragazzo e l'Italia ha fatto le autostrade, non è che ha pagato la fine delle autostrade, le ha pagate gli italiani, perché a quell'epoca la mobilità era importante. Se per noi è importante le rinnovabili e un clima migliore, insieme le paghiamo, non ho detto di no. Infatti oggi le rinnovabili sono eccessivamente entrate nel mercato, ieri tra l'altro in Germania sono anche 35 gigawatt di rinnovabile e il sistema ha retto, stranamente non c'è stato nessun blackout. Quindi cerchiamo di fare un mix tra fonti di... è vero, l'ha detto, perché c'era una grande domanda anche. Cerchiamo di capire che oggi, invece di stare a consecchiarci, facciamo insieme un sistema integrato dove effettivamente il market design deve prevedere che anche i rinnovabili devono contribuire. Però in maniera congiunta, mi ho fermato del tipo del tempo. Grazie, prego, potete rimanere qui. Posso aggiungere? Senz'altro. No, io volevo soltanto dire, volevo prima di ridare la parola ai nostri player, eventualmente a chi volesse intervenire dal pubblico, che non ho mai visto dei relatori così ligi al timer. Il...
7, possono confermare gli Italia Camp storici, vedo Leo, Francesca, come lo... Grazie, grazie. Infatti, dopo vari studi, dopo vari studi abbiamo scoperto che 5 minuti è troppo. 7 è troppo, esatto. Beh, devo dire che l'ingegner Vigotti e il professor Bollino hanno rispettato il loro ruolo di bacchettatori dei player e di fustigatori, no, fustigatori è troppo. Bacchettatori dei player, e quindi hanno dato degli spunti importanti di riflessione. Prima di dare la parola al professor Zollino, che si è prenotato, Filippo anche voleva dire qualcosa. No, allora, la mia era un ulteriore, voglio dire, spunto di visione. E abbiamo fatto accenno giustamente anche all'avanguardia pura, che è quella che per certi versi dell'amministrazione americana, comunque degli investimenti che si stanno mettendo in atto. E io invece avevo fatto riferimento apposta, in qualche modo vorrei anche sentire voi su questo, alla visione europea dell'energia. Noi abbiamo le direttive, per carità, abbiamo anche in qualche modo degli indicatori tecnici che dettano un po' la linea ai sistemi paesi. Però la mia domanda era, secondo voi è possibile pensare effettivamente al... quindi all'energy come un driver capace in qualche modo di essere anche guida per l'integrazione politica e quindi arrivare a una strategia comune? In questo caso sarebbe quasi un po' il riscatto del fallimento dell'Euratom, quindi quel pilastro che in qualche modo è venuto meno subito dopo la seconda guerra mondiale, e che invece in questo momento, dove altri tipi di risorse sono scarse, comunque anche la guida politica è abbastanza frammentata, potrebbe essere veramente un aspetto unificante, laddove ovviamente i sistemi paesi riuscissero in qualche modo a sviluppare questo tipo di integrazione a livello Unione Europea e non giocando la partita a livello Stato-Nazione. Nessuno lì veramente rotto prima i giochi, poi lui ha precisato tra, diciamo, Mosca Bianca ritiene giustamente che i meccanismi, diciamo, di diffusione, in particolare del fotovoltaico, senza incentivo, bisogna ragionare sull'impatto sul sistema e stabilire un meccanismo di partecipazione di tutti ai costi del sistema. Volevo sottolineare, insomma, è un po' questo un tema di ricerca con il mio gruppo, quando cerchiamo di queste cose prevalentemente, se andate a vedere un po' i scenari a grande penetrazione rinnovabile, perché poi alla fine che si fa il 12-13% di eolico e fotovoltaico, soprattutto, attenzione, nei documenti seri non si parla di quanta energia si produce, ma di quanta potenza si installa. Recentemente a Padova è venuto il direttore dell'Istituto Elettrotecnico di Tokyo, che sta lavorando per il governo giapponese, l'ho invitato, e lui dice: è nostro obiettivo arrivare entro il 2030 a installare circa la metà del picco di domanda di potenza in fonte non programmabile, circa la metà del picco di domanda. Noi, signori, a fine 2012 abbiamo raggiunto la metà del picco di domanda in fonte rinnovabile mastrana, cioè di quella che non controlli. L'abbiamo raggiunta a fine 2012. In una rete elettrica quello che conta è la potenza installata rispetto alla domanda. Poi, se quella potenza è fotovoltaica, tu installi 100 gigawatt, moltiplichi per 1200 ore e fai 120 terawattora, che è circa il 25% della domanda tra 10 anni. Va bene? Un momento, ma quei 100 gigawatt però superano il picco di domanda di 40. E cosa ce ne facciamo dei 40 gigawatt in più? Questo time shift, non c'è nessuno, signori, non c'è nessuno scenario mondiale che faccia affidamento al fotovoltaico, dove c'è solare, non c'è, né se me ne trovi uno ti offro una cena, che faccia riferimento al fotovoltaico. Di noi Urbanino, dici due parole sul solare concentrato. Esatto, quando si parla di solare negli scenari, compresi quelli europei, quelli della internazionale dell'energia, si parla di sistemi solari a concentrazione con l'accumulo termico, perché sono programmabili. Aspettate, si parla anche, c'è uno scenario bellissimo pubblicato di recente su una rivista dell'Elsevier,
su una rete americana del nord, dell'est della zona di New York, molto simile alla nostra, perché ha un picco di domanda di 60 gigawatt, in cui installano una grande quantità di eolico sul territorio enorme. Gli Stati Uniti, vi ricordo, sono, se non ricordo male, 10 milioni di chilometri quadrati. 10 milioni di chilometri quadrati. Noi siamo 300.000, insomma. Su 10 milioni di chilometri quadrati di spazio per installare impianti eolici c'è. Il modello ottimizzato, cioè l'ottimo, quello che costa meno, è una grande quantità di eolico che lavora random su 24 ore, e il gestore della rete taglia il surplus. È come se voi immaginate tanto eolico, in certi momenti più del doppio del fabbisogno. Quando è il doppio del fabbisogno, taglio il di più. E quando il vento è più basso, arrivo a produrre giusto quanto mi basta. Non so se sono stato chiaro. Cioè costa di meno tagliare il surplus, perché come ha detto giustamente Vigotti, ormai quando c'è vento, quando ci sono 3.000 ore, un kilowattora eolico costa meno di un kilowattora gas. Okay? Però dopo bisogna integrare la rete. Allora il sistema che costa meno è quello in cui taglio il surplus, non quello in cui accumulo il surplus e lo trasferisco col timeshift. Perché anche se usassi l'idroelettrico a pompaggio, che è quello che costa meno, questo sistema qui, questo meccanismo di accumulo, mi aggiungerebbe al costo puro di generazione almeno altrettanto, se non in qualche caso più del costo di generazione. Quindi un kilowattora fotovoltaico consumato a mezzanotte non costa i 7 centesimi di produzione a mezzogiorno, ma costa i 7 centesimi più altri 10, 12, 14 per il time shift. Allora, quando si parla di potenziali, di scenari, di cosa siamo in grado di fare, io non sono molto d'accordo con Carlo sul fatto che non dobbiamo analizzare quali fonti abbiano un potenziale maggiore nel nostro paese. Cioè, lo scenario, non sono molto d'accordo che non si debba discriminare sulla tecnologia, non per favorirne una di un amico e danneggiare quella di un avversario, no? Ma semplicemente, quando si dice in Europa, andiamo a vedere la roadmap europea, ci sono 7 scenari, andiamo a vedere in tutti i paesi, media europea, il rapporto tra la potenza installata eolica e fotovoltaica è 5-1. Potenza installata 5-1. Da noi, in forno, siamo arrivati ormai quasi a 20 giga di fotovoltaico. Più vento, esatto, appunto. Ma per quello che si riesce a fare... Uno... Mediterraneo. Sì, perché il vento te lo trovi qualche volta, anzi spesso anche di notte, no? Il sole ancora, tranne nei film, di notte non c'è. Poi non lo so, col cambio climatico può darsi che intervengano anche questi stravolgimenti qua, ma per il momento non lo sappiamo. Per cui, analisi delle tecnologie, promozione dello sviluppo delle tecnologie, e arrivo alla conclusione, destinare risorse importanti. Se io vi dicessi, a voi di Italia Campus, trovassimo 1 miliardo l'anno per 20 anni per finanziare progetti pilota, buone idee nel settore delle tecnologie per l'efficienza, le tecnologie per le rinnovabili, le tecnologie per il sequestro della CO2, non metto il nucleare perché è un problema scottante, ma tutti gli altri tranne il nucleare. Non vi sto dicendo un'iperbole, 1 miliardo l'anno significherebbe mettere da 10 miliardi e mezzo di incentivi all'anno sulla bolletta elettrica, si sommano circa 40 milioni sono di componente A5 per la ricerca, circa così siamo messi, 10 miliardi e mezzo di incentivo al deployment, 40 milioni di ricerca. Propongo, se fossero 9 miliardi e mezzo di incentivi al deployment e 1 miliardo a non la ricerca di base ai biologi o quelli che fanno i grandi, no, prototipi, progetti pilota, impianti a concentrazione, eolico di alta quota, tutto quello, e anche una quota blue sky, così Carlo è contento, senza definizione della tecnologia. Io penso che in 20 anni il sistema energetico europeo, noi italiani, lo cambiamo da soli e gliela vendiamo anche agli altri per quella tecnologia. E sto proponendo di prendere il 10% degli incentivi al deployment e metterli su un programma serio di, non voglio neanche usare ricerca, impianti pilota, dimostrazione precompetitiva, innovazione. Il 10% di quello che mettiamo adesso in incentivi al deployment mettiamolo su un programma di questo genere, e in 20 anni siamo noi a trovare le soluzioni per l'Europa intera, per il Maghreb, per tutto il mondo, e facciamo crescita economica con queste cose.
siamo più bravi al mondo a fare le dighe. Siamo più bravi al mondo. Scusa se ti interrompo, la politica non rimodula la tassazione dell'articolo 5, la politica aggiunge. Ho capito, ma siccome abbiamo quando è stata proposta la carbon tax, in Italia hanno detto lo chiede l'Europa, ma era lasciamo le accise, lasciamo la tassazione invariata e aumentiamo la carbon tax. No, ma quello basta leggersi la direttiva. La direttiva dice che non è cumulabile. Io leggevo le agenzie di stampa. Quasi, e quando lo dicono al governo, dai, se lo dice il governo, lo dicono i politici. Guarda, io appunto per dare anche un po' d'ordine. Scusate, mi sono superato per riuscire. Ti rispondevo anche sulla sfida come Italia Camp dei 9 miliardi l'anno, ci sta pensando quel signore là, Leo Cisotta, che è praticamente dura il tesoriere, diciamo, il lato WeCash, quindi aspettatevi, voglio dire, delle innovazioni anche da questo punto di vista. Quindi vi sorprenderemo anche se non mi arriviamo. Detto questo, non so se qualcuno fra Carlo, Paolo e Franco voleva sviluppare anche il discorso del abbiamo questo driver dell'energia in Europa, riusciamo ad avere un navigatore, voglio dire, comune, condiviso, è effettivamente una visione utopica da questo punto di vista. Secondo me sarebbe auspicabile, perché diciamo un sistema uniformato, anche parlo da un punto di vista della legislazione, a livello europeo, soprattutto dal punto della tassazione, dal punto di vista della tassazione, renderebbe possibile uno sviluppo al di là di ogni aspettativa. Proviamo a immaginare, ti faccio un piccolo esempio, io vado a fare benzina e spendo 10 euro. Dove? A col motorino. Però proviamo a pensare se la tassazione sull'energia in generale per legge non possa superare un x% del costo finale. Quindi, come lo giuro? Sì, io giuro. E come lì? Vabbè, ok, stabiliamo che il 21% del prezzo finale è la tassazione che va allo Stato. Probabilmente il prezzo dell'energia in generale cala e il paese cammina un po' di più, perché lo stiamo fermando, Quindi io vi invito a fare questo ragionamento. Non solo, uniformare a livello europeo significherebbe anche creare un problemino che si verifica con i carburanti, del contrabbando, quindi c'è un problema anche di sicurezza. Chiaramente non le posso portare l'energia con le batterie in giro per l'Europa, però dal punto di vista dei carburanti c'è questo problema ed è anche abbastanza reale. Quindi il problema della tassazione secondo me è un freno impressionante allo sviluppo del paese, perché quello che tu dici di modulare gli incentivi per fare sviluppo e ricerca competitiva potrebbe essere fatto trovando le fonti altrove e non stratificandole su qualche cosa che siamo costretti ad utilizzare, perché possiamo far calare la domanda di carburanti, ma certamente non possiamo far calare la domanda di energia, perché altrimenti questa è un buio. Abbiamo un problema, e il problema è quello chiaramente di rivedere un sistema fiscale che non è giusto, perché è diventato troppo alto. Bene, si sono prenotate già professor Bollino, perché credo che forse poi deve andare, facciamo intervenire per primo. Volevo sintetizzare Zonino e Comellini in un seguente modo concreto, e ritorno alla mia idea di carbon tax. Allora, il problema degli incentivi del dibattito precedente, non vi è sfuggito, è che noi abbiamo sommato, appunto certificato, delle cose di tipo bottom up, cioè mettiamo un euro qui, due euro lì, tre euro qui, alla fine siamo arrivati a pagare 9 miliardi 10 e arriveremo a 12. Allora, se guardiamo al problema invece in termini una volta tanto strategico, in termini di carbon tax, quello è quanto andremo a prelevare, che poi viene diviso in una torta, 9 per il deployment, 1 per la ricerca di base, un altro per quello che serve, cioè in questo modo il tetto non è messo però a percentuale, diciamo, è messo con coraggio in termini di incentivi.
non incentivi al politico, non incentivi nel senso del pagare. Cioè, quello è l'obiettivo. Ti do l'incentivo alla classe politica a mettere una carbon tax che tutti capiscano, come cittadini seri e maturi, e non con l'idea che l'anatra va spennata, come sapete, no? Tirando di via il massimo di più senza farla strillare, che è il modo da Colberto e Tremonti di fare le tasse. Sono il primo e l'ultimo che hanno parlato, diciamo, nel mondo, quindi uso queste citazioni, Colberto nel 1700 e Tremonti l'anno scorso, no? Che questo è il modo di fare tasse. Allora, facciamo tasse in maniera responsabile su questo tema, questa è la carbon tax, viene utilizzata con queste finalità, e penso che ne potremmo avere, diciamo, un beneficio di maturità non solo democratica dei cittadini, ma anche di utilizzo e quindi di ritorno degli investimenti. Però il sottolineo non ha parlato del solare concentrazione, cosa ne pensi? Ho detto che hai il vantaggio di avere la cura, quindi di essere programmabile. Carlo Stagnano se ne è prenotato. Gli ha perso il panino, se gli offriva almeno un antipasto ci andava avanti un quarto d'ora. No, tre cose. Il primo, il tema della carbon tax, io sono molto d'accordo. Purché la carbon tax sia designata in modo tale da essere sostitutiva di tutto l'ampio universo che va dal cap and trade fino ai sussidi e quant'altro. No, Sostitutiva, e soprattutto nel senso di una carbon tax rispetto all'ampio spettro di politiche alternative, è che una carbon tax è una politica genuinamente ambientale, cioè io premio l'obiettivo ambientale, per esempio la riduzione delle emissioni, e remunero la riduzione delle emissioni in funzione di quanto le ho ridotte, non in funzione del modo in cui le ho ridotte. Questo è assolutamente fondamentale, perché mette in competizione, come dire, strumenti diversi di ottenere risultati. Ha un effetto anche immediato sul cittadino che percepisce l'impatto ambientale del suo pagare. Assolutamente, poi è trasparente, si vede, ognuno sa quando fa, è più difficile da aumentare, perché si capisce, si percepisce nettamente l'effetto, a differenza di qualcosa più sporco. Diciamo, secondo punto, sul tema della tassazione energetica, anche qua sono d'accordo con Francesco, e più ancora che il tema delle accise, a mio avviso è rilevante che in un paese che, dove io non so, mi dovrebbe mettere una tassa su tutti quelli che dicono che l'energia è un settore strategico, avrebbero risolto i problemi del bilancio pubblico, perché tutti quelli che dicono che l'energia è un settore strategico non si sono esentati nell'arco degli ultimi 5 anni dal votare, credo, 5 aumenti uno dietro l'altro della cosiddetta Robin Hood Tax. La Robin Hood Tax è un aumento, un addizionale sull'imposta sul reddito di impresa che grava sulle sole imprese del settore energetico, che vale 10,5%, quindi anziché pagare il 27,5% di reddito dell'energia pagano il 38%, ed è esattamente un'imposta che ha l'unico il solo effetto di disincentivare gli investimenti. Se tu ritieni che un settore sia strategico, normalmente con dei tassi, non con tassi, come dire, 10% in più. Quindi questa, come dire, una cosa abbastanza curiosa. Tra l'altro anche il gettito è relativamente basso, c'è una cosa senza senso, però ci ricolleghiamo al figuro di cui sopra, di cui parlava il professor Colberto. Ultimo punto, non volevo evadere la domanda sull'Europa. Io sono molto d'accordo sul fatto che, per ovvie ragioni, l'energia si presta bene a essere letta all'interno di uno scenario europeo piuttosto che all'interno di uno scenario nazionale, ma anche qua bisogna essere chiari, fare l'Europa dell'energia vuol dire definire regole comuni a livello europeo all'interno delle quali succede quello che succede, non vuol dire definire obiettivi comuni di natura quantitativa a livello europeo, perché sennò cadiamo nel problema di cui parlavamo prima, con l'aggravante che, gestendo obiettivi quantitativi e quindi di fatto una politica industriale, una politica di bilancia, che se tecnicamente non lo è, a livello europeo, si rende tutto più opaco, meno trasparente, meno visibile e più quant'altro. E soprattutto si cade nell'altra grande tentazione, che è quella della famosa storiella che Churchill raccontava su se stesso. Cioè, pare che una volta Churchill fosse nei bagni di Westminster, all'orinatoio, improvvisamente arriva il suo acerrimo nemico Clement Attlee, va nell'orinatore di piante, improvvisamente Churchill scappa più lontano, e Attlee gli chiede: cos'hai, paura del confronto? E Churchill gli dice: no, è che tutte le volte che voi laburisti vedete qualcosa di grosso volete una
razionalizzarlo. La mia paura è che quando si parla, come dire, di politica europea dell'energia, si finisca per cadere in questa cosa qua. Aumentiamo la dimensione del mercato rilevante, aumentiamo la dimensione dei player, se sono grossi vanno o nazionalizzati direttamente o regolamentati così, in maniera così ferrea, che è come se fossero stati nazionalizzati. Da questo io ci scappi. Le regaliamo il folder e poi daremo saluto a tutti i relatori delle date. Grazie. Stiamo per chiudere anche noi, ma prima do la parola a Paolo e poi eventualmente anche a Franco per la fine del secondo round. L'ultimo round. Allora, dunque, anzitutto mi pare che è emersa sicuramente una posizione comune, e cioè quella che è favorevole alla carbon tax. Quindi la mozione carbon tax mi pare tendenzialmente approvata o approvabile. E grazie anche a questo rispondo alla provocazione di Filippo sull'Europa. Non per declinare anch'io, diciamo così, da confupanda a Churchill, ma credo che mentre è sicuramente politicamente corretto, è bello pensare che si possa realizzare un'Europa dell'energia che armonizzi tanti aspetti, compreso quello della tassazione in ambito energetico, io credo che se non facciamo prima l'Europa, difficilmente riusciamo a fare l'Europa dell'energia. Per cui il rischio che paventava Carlo rischia di essere, come dire, un rischio assolutamente probabile. Peraltro, per stare in tema carbon tax e politiche ambientali europee, sui negoziati multilaterali in materia ambientale, l'Europa non ha brillato per capacità strategica e anche di comprensione di quelli che erano gli obiettivi e le prospettive sia dei nostri alleati che comunque dei nostri interlocutori. Quindi, come dire, teniamo quello come faro, anche perché è politicamente corretto e non si sa mai, però siamo su questo anche abbastanza realisti, perché il tema della tassazione che è stato richiamato è valido allo stessissimo modo per tanti altri settori. Pensiamo al settore del tabacco, pensiamo al settore dei giochi, cioè tutti, pensiamo banalmente al costo del lavoro o alla tassazione generale. È evidente che noi operiamo nell'ambito europeo, che è iperregolato, ma poi consente al suo interno un dumping incredibile e increscioso. Cioè, noi ci siamo accorti adesso per la nota vicenda del caso di Cipro, però noi abbiamo la situazione dell'Irlanda, abbiamo la situazione dell'Olanda, dove all'interno dello stesso perimetro dell'Unione Europea sono consentite tassazioni. Ora, io lo dico come se fosse una bestemmia, per Carlo del Pito Sacrosanto, diciamo. Però, come dire, il tema europeo mi pare molto complesso. Ora, piuttosto che aggiungere un'aspettativa a valle, ragioniamo per fare l'Europa a monte, e poi tutto il resto sarà più facile, spero. L'Europa dell'energia c'è già, ragazzi, e non voglio chiudervi, ma dico che vuol dire quello del Masterchef. Però dico, quando io mi confronto con Maghreb e Medio Oriente, sapete quanto scambiano tra di loro in termini di rottura? 17 miliardi di rottura all'anno. Noi con 1800 li scambiamo. Cioè l'Europa ha già insegnato cosa non fa l'America. L'Europa, grazie all'interconnessione, c'è già l'Europa dell'energia elettrica in particolare. È nata prima della politica. Quindi quando io vado in Maghreb, in Tangier e Marea non si parlano. Quindi il vero scopo del nostro responsabile è dire cominciamo a scambiare voi l'energia tra di voi, perché noi l'abbiamo fatto. E un'altra cosa, la Danimarca, rispondo giustamente, la Danimarca non soltanto il surplus dell'eolico lo manda in Norvegia al compressore, ma adesso l'ultima novità che hanno aggiunto da ieri, usano il surplus dell'eolico per alimentare il calore per fare il riscaldamento. Quindi ci sono altri, quindi io immagino che pompe di calore, auto elettriche, si può, certo, oppure si butta. Comunque l'Europa c'è già, per fortuna, l'Europa almeno è elettrica, grazie ai vecchi orecchiai in trasmissione, ora è. Mi fa chiedere una cosa per parlare con Max, visto che ci siamo, diciamo, giustamente Paolo ha fatto una sintesi, insomma, più o meno siamo tutti d'accordo sulla carbon tax. Io vorrei solamente
capire, invitare a una riflessione attenta. Quando si parla di carbon tax, il problema della armonizzazione europea è tremendo, perché la direttiva si è arenata proprio su questo argomento qua. Cioè la direttiva prevede che prodotti energetici in generale vengano tassati contemporaneamente per il con una componente, diciamo, binomia, una componente che dipende, un addendo che dipende dal potere calorifico di quel prodotto energetico, e un addendo che dipende dall'emissione di CO2. Questo naturalmente per sostituire le accise che sono sregolate, come diceva Francesco prima, non solo contrabbando, ma il turismo cosiddetto, per fare il pieno, cioè un camion capace di farsi 600 km in più per andare a fare il pieno, non posso dove, quando mette 1000 litri, non mi metto un camion, risparmia, fuori dall'Italia generalmente. Però attenzione, il governo nel frattempo spende per dare i distributori per compensare la terra. Volevo solamente sollevare questo, non è che sia arenata per cattiveria, perché è veramente difficile. E vorrei anche così mettere in guardia dal facile trasporto, cioè il passaggio dalla tassazione dei prodotti energetici, non sulla base di accise che riguardino il terremoto del Belice o quant'altro, ma esclusivamente emissioni di CO2 e contenuto energetico, al link che qualcuno invece, una certa organizzazione più ambientalista, vorrebbe introdurre, del cosiddetto tassazione dei prodotti sulla base della carbon footprint. Terna, sul sito della pagina statistica, ha aggiunto, credo, o devo scoprire io quest'anno, che c'è sempre stato, una pagina con la colonna delle emissioni medie specifiche di tutti i paesi. Andatevela a vedere. Guardate, noi siamo dei paesi neanche tra i peggiori, facciamo 410 grammi per kilowattora. La Francia fa 70 grammi per kilowattora di emissioni. Allora, se cominciamo a dire che in Europa i prodotti, cioè le magliette, i profumi, gli yogurt devono avere una tassazione non più legata al lavoro, alla tutte le varie forme di tassazione che esistono nei vari paesi, ma una tassazione uniformata e legata non più a questi aspetti di lavoro e altre cose, ma all'impatto ambientale, i nostri prodotti industriali sono massacrati, perché noi, la Svezia a 100 grammi per kilowattora, la Francia 70 grammi, l'Austria 200 grammi, siamo tra i paesi che ci stanno intorno, quelli che nonostante hanno una bella quantità di rinnovabili, siccome non abbiamo nucleare, abbiamo un po' di carbone, abbiamo gas, facciamo 410 grammi per kilowattora. Come si può uniformare a livello, perché ovviamente se si introduce questo nuovo elemento non può che essere a livello comunitario, cioè abbiamo un mercato unico, non possiamo farlo nazionale, cioè non possiamo dire lo mettiamo solamente sui prodotti nazionali e non sui prodotti di importazione. Bisognerebbe che riconoscessimo che tutti i prodotti francesi vengono prima perché sono meno tassati, no? Questo è un problema che è quasi irrisolubile, e la ragione per cui la direttiva è abbastanza bloccata. No, conclusioni, spero, diciamo, nella vostra capacità di sintesi, perché diciamo, è venuto mal di testa, tanti temi. Diciamo, l'unica cosa che segnalo è che anche questa volta siamo ricaduti un po' nella solita trappola che ci prende noi gli energetici, ci parla solo dell'elettricità. È vero che i trasporti sono stati toccati, però nessuno ha parlato di calore, io mi metto per prima, che in realtà negli usi finali è una delle componenti più importanti. Quindi magari speriamo che il festival e voi riprendiate anche questo tema degli usi, diciamo, del calore. Grazie Franco, sicuramente. Hai ricordato bene come, insomma, il dibattito non si chiude qui ma continuerà online sul blog di WeThink e offline attraverso il Festival dell'Energia. Cristina Pascucci di Terna chiede la parola e la ringrazio innanzitutto lei e Marco Siman per la loro presenza in rappresentanza rispettivamente di Enel Green Power e Terna, e la loro presenza testimonia proprio quello che diceva prima il professor Zollino quando giustamente ci pungolava l'associazione, pungolava Italia Camp a trovare delle idee, poi affinché queste idee vengano realizzate. La presenza di Enel Green Power e Terna all'interno del comitato dei soci della Fondazione Italia Camp sta proprio a significare questo patto di ferro che abbiamo stretto con queste grandi realtà aziendali che ci aiutano a mettere a sistema quello che poi
noi raccogliamo dal basso tramite il network di oltre 70 università partner di Italia Campo. Quindi Cristina, ti do volentieri la parola. Grazie molto per le belle parole, grazie a tutti, credo che oggi siano stati trattati dei temi veramente interessanti, però mi volevo un attimo ricollegare allo spunto di Paolo sul discorso relativo agli investimenti infrastrutturali, perché in effetti abbiamo ragionato tanto in questi ultimi, direi, decenni, possiamo dire. 10 anni fa si parlava degli obiettivi al 2020 delle rinnovabili, oggi sono qualcosa per noi ormai superato, il nostro tema di attualità ormai è l'efficienza energetica. Rinnovabili ha voluto dire un aumento spropositato della generazione distribuita sulla rete, un grosso impatto anche per la rete elettrica di trasmissione, ma aggiungo anche di distribuzione. Tutto questo si ripercuote chiaramente sul modo anche di ripensare un po' la politica energetica, quindi il tema delle infrastrutture diventa centrale, perché chiaramente hai un'energia che non è controllabile, che non è programmabile, che devi in qualche modo dispacciare anche con soluzioni innovative. Quindi oggi abbiamo tirato fuori anche il tema dell'importanza degli accumuli piuttosto che della necessità di fare investimenti. Quello che penso insomma possa essere un tema riconducibile anche al Festival dell'Energia è sicuramente la necessità di porre un'attenzione anche in chiave innovativa su come in effetti far percepire la necessità delle reti e degli investimenti infrastrutturali da parte della popolazione, perché questo tema purtroppo non è come dire, facilmente non c'è un'accettabilità sociale. Tutti noi, se ci mettono un'infrastruttura sotto casa, probabilmente saremo barricati, voglio immaginare. Però ecco, ci sono poi degli aspetti che fanno da contraltare a questo tema che vanno sicuramente analizzati. Quindi, quanto risparmio abbiamo sulla bolletta elettrica per il fatto di realizzare un'interconnessione di rete o un investimento infrastrutturale? Io inviterei proprio Italia Campo, visto che c'è questo pool di innovazione, di gente giovane, a riflettere su queste modalità, come in effetti far percepire in senso positivo l'energia da parte della popolazione, perché credo che questo oggi diventi un tema di grossa attualità, e indubbiamente tutte le scelte di politica energetica in questo senso sono assolutamente opportune. Il titolo quinto della Costituzione per noi è un mantra che ripetiamo da tanto tempo, perché in effetti diventa necessario riuscire anche a far rispettare, no, dei provvedimenti che sono stati presi. Per quanto riguarda l'integrazione politica, questo è un tema molto interessante. Noi come Terna lavoriamo in ambito ENSOI dal 98. ENSOI è la rete europea dei gestori di rete, è un'associazione istituita per regolamento comunitario obbligatoriamente, che ha il compito di elaborare i codici di rete europei e un piano di sviluppo della rete elettrica integrato a livello europeo. Quindi a livello di gestori di sistemi di trasmissione già stiamo lavorando in questo senso, e tra i codici che ENSOI dovrà adottare da oggi al 2016 avremo anche la sfida di elaborare un codice in materia di efficienza energetica, quindi ci si comincia a interrogare su questi aspetti. Cosa vuol dire fare efficienza energetica sulle reti di trasmissione? Ridurre perdite di rete, ma anche forse rivedere un po' i disegni di mercato, quindi agire sulla domanda piuttosto che sulla produzione. Quindi sono tutti temi assolutamente di attualità, e credo che sarebbe un'illusione pensare di ragionare in termini energetici a livello nazionale senza pensare in un'ottica europeista. Grazie mille davvero, Cristina, anche per gli spunti che hai dato alla nostra associazione Italia Camp per continuare ad investire su questi temi. Io in chiusura vorrei dare la parola a Dulcis in fondo a Federico Florà, che vi consegnerà questo piccolo libro ma preziosissimo per Italia Camp. A te, Federico. Grazie Antonio, davvero 30 secondi soltanto per ringraziare i nostri player, che perlomeno insomma, nella mia impressione hanno trasmesso non soltanto conoscenza tecnica ma anche passione e apertura al confronto, che è esattamente il taglio che vogliamo provare a
a realizzare con WeThink. Ringrazio anche tutto il gruppo WeThink che sta diventando sempre più il nostro luogo di confronto, di pensatoio di Italia Camp, e quindi provo ad affiancare a questo materiale che racchiude le migliori idee che abbiamo raccolto negli ultimi due anni anche un po' di riflessione di sistema per provare poi a trasformare le idee e i progetti anche in policy per il paese. Ringrazio anche iLab che ci ha ospitato e che, devo dire, anche il luogo contribuisce molto ad uno scambio informale. Quello di oggi fa il paio con quello che abbiamo avuto la settimana scorsa con il Padiglione Italia di Expo, con cui abbiamo fatto un brainstorming davvero molto destrutturato e creativo nell'ottica di una partnership che abbiamo costruito e stiamo sviluppando con il Padiglione Italia. Due ultimi aggiornamenti. La nostra missione internazionale, quest'anno Italia Camp prova ad andare all'estero, quindi a non fermarsi soltanto alla raccolta di idee nel nostro paese, ma provare, come diciamo sempre, a far alzare un aereo carico di idee per gli Stati Uniti. Nel corso, tra l'altro, dell'iniziativa ci saranno anche alcuni seminari di innovazione in materia energetica, anche magari speriamo di avere qualcuno degli ospiti di oggi anche nel nostro viaggio americano. Altrettanto faremo nel corso dell'assemblea dei soci Italia Camp che svolgeremo adesso nel primo weekend di giugno a Ascoli Piceno, l'assemblea con tutti i nostri soci. Anche in quell'occasione, insomma, proveremo a ideare delle modalità di coinvolgimento del nostro network Italia Camp. Grazie a tutti. Mi associo ai ringraziamenti di Federico, intanto vi consegna questo foto. Ringrazio tutti voi per la pazienza. Prima si era parlato di cena, di panino. Siamo arrivati all'orario della cena. Chiudo con una delle frasi che Filippo ha scritto nel suo post che vedrete online da domani, sia sul blog di WeThink sia sul nostro blog che curiamo per l'Huffington Post, riprendendo le parole di Obama: una nazione che non può controllare le proprie fonti energetiche è una nazione che non può controllare il suo futuro. Grazie a tutti e alla prossima.